Cos'è? Interessante, i miei metal detector sembrano impazziti. Potrebbe darsi che sotto ci sia qualche tipo di macchinario, ma è assurdo. No, non è quello che penso io, vero? Roccaforte segreto. Oh, forse è quello che penso io. Tutti i cosi tranne l'acqua. Ok. Porto i blu, non so il perché. Avete visto che i pigmin attraversano anche le rocce? Interessante. Livello 1 della roccaforte segreta. Non mi piace. Non mi piace. Veleno dappertutto. Quindi, vai. Ah, una cosa. Olimar e lui. Non avete bisogno della tuta per il veleno. Perché tanto hanno già praticamente la tuta che li copre dal veleno. Quindi non c'è bisogno di cose. Oh, ok, mi sono cagato addosso. Dai, allora. Te muori subito. Poi. Oh. 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 Vieni via. Vieni via. Scemo? Cosa fai? Ok. Bene. Un'altra cosa che tengo a non farvi vedere. Spero di non farvi vedere. O se deve capitare, vabbè, capiterà. È che i Pikmin bianchi, se mangiati, non svegliate la mamma, per favore. Possiamo passarci in un altro modo, sì. Oh, dietro, 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 dietro. Via. Allora, andiamo a sistemare con la mamma adesso. Sto dicendo, i Pikmin bianchi, se vengono mangiati, avvelenano il nemico. Ce la posso fare? Avvelenano il nemico e quindi può essere molto utile. Grandissimi. I miei pro di viola. Yes. Molto bravi. Adesso andiamo a sistemare anche questa. Non c'è molta differenza tra questo e un colletto normale. Semplicemente ha il pelo. Bianchi adesso. Ne ho portati solo 15? Non erano 16 prima? Scusate, eh? La mia ignoranza, ma boh. Sì, erano 16. Ok. Un primo livello non è tosto. Facile, direi. Anzi, non è ancora finito, quindi. Guardatelo! L'avete visto come si gratta le mani? Ok. C'è qualcosa qui in giro. Sotterrato di certo. Strano che l'ha messo lì in un angolo, ma vabbè. Allora. Te. State attenti perché i ditteri sono stronzi, perché possono prendere anche voi. I vostri capitani. Dai. Vedete? Guardate. Che merda. Cosa stanno facendo? Ah, ok, questo è entrato cosa. Stava portando il... Basta! Uccidetelo. No! Oh.
Uccidete sto bagorgone, cos'è? E tirate fuori il tesoro. E i mortacci, cos'è? Una rotella del telefono? Oddio, addirittura. Ok, però lasciatela qua. È in ordine. Allora venite con me. Oh yes. Siamo tutti? Bene. Finally. Allora, liberatemi l'uscita, grazie. Molto bene. E liberatemi anche questo. Ok. Teoricamente abbiamo ucciso tutti. Giusto? Quindi tutti qua da me. Iniziamo a portare i tesori. Zero perdite. Questo mi rassicura. Oh, ma sei ancora vivo! Guardate, prende anche lui. Non c'entra nulla, lascialo stare. Ma guardate che deve rompere le palle, no? Un giallo. Porca vacca, lo massacro di botte. Guardate voi se deve rompere così. Beh, si è un po' sbagliato io a non cosarlo, però. Cioè, non lo so. Non bastano? C'ho anche questi, eh. O i viola se vi possono fare un po' d'aiuto. Preferirei non usarli, però. Allora, pigliete tutto. Un altro scotch. Cos'è? Gamma tape, anche questo. Wow, nastro esaurito. Perché? È finito questo, no? Non mi pare. Prendete tutto. Ok. E se non sbaglio è l'ultimo. Sperando che sia l'ultimo. Così me ne posso andare. Per favore. Cos'è? Ah sì, roba dell'orologio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Piatto deco. Deco. Perché deco? Non lo so. I don't have any ideas. Comunque gialli, quelli che su erano sposati. Ok. Bene. Un primo livello lungo, ma non difficile, direi. Adesso pioggia di meteoriti e niente. Lasciate perdere. Andiamo giù nel secondo. Sì, dai, salta tutto, chi se ne frega. Roccaforte segreta livello 2. Non mi ricordo chi è il boss finale però. Forse ho una mezza. Oh! L'ho già visto! Dimmi che è sicuro. Lo vedete? Questo robo volante. Non è un... Come si chiamano? Non è un coso che abbiamo visto prima, ma è un dirigibacco. Guardatelo. Cosa fa?
Praticamente il dirigibacco crea bombe. Quanti ce ne sono? Quattro. Quattro. C'è il tesoro lì. Il tesoro qui. Quattro dirigibachi. Maledetti. Allora, come avete visto, creano bombe. Gialli. Vuoi venire anche te? Allora, creano bombe. Per ucciderli dovete, praticamente, dovete prenderli i palloncini che c'hanno. Ops. Mi avete messo anche quelli! Me li hai piantati davvero? Ma sei una merda. Oh, pure. Ok. Allora, dovete praticamente rompergli il palloncino. Lanciato un giallo giù, vero? Porca di quella vacca. È volato un giallo. Dovete rompergli i palloncini. Però c'è anche quel dittero maldestra che scassa. Ok, però una volta che gli rompete il palloncino dovete allontanarvi. E dovete riromperglielo prima che crei la bomba. Se fate ciò potete sconfiggerlo. Vai. Oh, grazie. Grazie, grazie, grazie. Questo qua continua a piantarmeli. Guardatelo, è proprio un bastardo. Basta. Forza. Oh, via, via, via. Vuoi morire? Oh, grazie. Grazie, eh. No, portatemi via questo. È quello che mi servono posti, mi serve un bel posto. Allora, portatelo via, scusate, eh. Purtroppo sono anche immuni alle bombe, quindi non è che tipo potete buttarne uno per terra, aspettare che esploda quella del suo compagno e boh. Sono immuni. Ah, forse non erano. Vieni via, vieni via, vieni via, vieni via. Oh merda, oh merda, oh merda, 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 bravo. Ah, dannazione, i dirigibacchi dovevano metterli. Ah, forse ho sbagliato dungeon. Ok. Perché ce ne sono due. Sì, guardate dove mi ha messo la bomba quella merda. Ce la fate? Bene, rimani solo te, giusto? Ok. Direi che sei anche abbastanza lontano. Fuck. Bene. Dovete prenderlo in... come chiamare? Dovete prenderlo in un ciclo. In un ciclo in cui praticamente lui non riesce a creare la bomba in quel tempo. Cioè, una volta che le avete fatto esplodere i palloncini, se siete riusciti a prenderlo quando ancora non ha creato la bomba, siete a posto. Bene. Ok, sperando che non ci siano sorprese qua e là, siamo a posto.
18? Ah, no. Andate? Dai. No, eh. Sfaticati. Ok, c'era quello e la... Come si chiama? La rotella. Andiamo a prendere la rotella anche. Dov'è? Oh, cos'è? Ah, ok. Non ho visto cos'è. Cos'è? Che roba è? Cervellone di rete. NCL. Sei un frullatore? No, eh. No, non è, forse non è neanche una lampadina. Non credo. O se è una lampadina molto strana. Ok, tutti su. Specialmente i bianchi, così la portano in fretta. Sono bloccati. Non è possibile. Dai, non mi potete fare sta roba adesso, eh. Ehi! Ok. Via, 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 via. Mi raccomando, in queste aree state attenti a quando prendete un tesoro. E soprattutto anche quando po lo portano. Perché tipo i programmatori del gioco sono bastardi. Vi hanno messo i tesori. Cioè vi hanno messo praticamente le bombe che si attivano quando passa il tesoro. E hanno fatto praticamente fare ai Pikmin il percorso e loro sanno dove passano. Fustigatori di spirito, ma pensa a te. Ok, comunque era l'ultimo. Abbiamo fatto due perdite, basta. Altre due tombe. Vabbè, ormai le tombe... Le tombe fioriscono, quindi. Allora, direi anche di dare una pulita. No, no, lasciamoli qua. Si imparano a venire al mondo. Comunque possiamo andare avanti. Ah, livello 3.